Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video parleremo di come configurare in maniera corretta il nostro account su Amazon. Ebbene sì, la configurazione del nostro account su Amazon è una cosa molto molto importante. Questo perché dà delle basi e su cui poi ci poggiamo il nostro business ed erano sfoggiate in maniera solida e per appunto in maniera duratura. In questa prima parte del video vi dirò una piccola chicca molto interessante se avete appena aperto il vostro account Amazon, e nell'ultima parte vi svelerò un altro aspetto molto importante, un errore che spesso molti di voi commettono nella fase di apertura dell'account. Allora, il primo aspetto fondamentale è che se io apro un account pro, ad esempio, come questo, su Amazon mi addebiterà l'importo, la fee mensile per l'appunto. Questa fee mensile mi verrà addebitata però con l'IVA, nonostante magari abbia registrato una società. E voi mi chiedete, ma perché mi capita questo? E poi la fattura che mi fa non è una fattura, ma bensì una ricevuta, come se fossi un privato. È un errore che fa Amazon, è un bug all'interno del sistema. Quello che dovete fare è aprire un caso e chiedere la restituzione dell'IVA. Oltre a questo aspetto altrettanto importante, dovete entrare nella parte impostazioni, informazioni sull'account, e andare a vedere queste impostazioni. Precisamente quella più importante per questa cosa qui che abbiamo detto, per la questione della ricevuta, che le configurazioni fiscali siano impostate bene, si trova qui in basso a destra, numeri di registrazione IVA. Cliccando qui avete la possibilità di poter configurare questa parte qui, dove indichiamo il numero di registrazione fiscale, quindi la nostra partita IVA. Sottolineo che se è registrata al VIES, in questo caso qua sarà una partita IVA europea, ok, e avrà un IT oppure una nomenclatura in base allo stato in cui ha sede la vostra società. Verrà indicato naturalmente il codice destinatario, l'indirizzo di posta elettronica e vi comparirà verificato se il vostro, per appunto, partita IVA è iscritta all'interno del VIES nel momento in cui Amazon la registra. Sempre qui eventualmente dovete indicare eventuali altre società che partecipano magari al gruppo societario. Per ipotesi volete aprire un account e volete avere un account americano, un account italiano, e nell'account americano invece impostate ad esempio la società americana che avete, che è controllata magari al 100% dalla società italiana. Questo magari può essere visto anche ad esempio se avete una società ad esempio inglese, che può essere una configurazione anche per poter pagare meno imposte. Quindi un aspetto molto importante è avere questi dati compilati in maniera corretta affinché la fatturazione di Amazon vi compaia in maniera corretta. Ma ritorniamo alla nostra precedente pagina. Nella nostra precedente pagina, nella nostra precedente plancia, che ricordo si arriva attraverso cliccando su impostazioni e informazioni sull'account, ho la possibilità di poter impostare altri aspetti. Ho la possibilità di poter impostare il conto corrente bancario, che è la prima cosa che devo fare nel momento in cui io arrivo e imposto il mio account. Lo dovrò impostare per l'appunto per tutti i vari marketplace. Dopo averlo inserito e verificato, generalmente lo si verifica allegando quindi un documento che attesti la titolarità ad esempio del conto bancario o ad esempio un estratto conto, ho la possibilità, se per caso come in questo caso qui che si è collegato un nuovo stato, c'è stata l'apertura di un nuovo marketplace a livello europeo, quello che dovrò fare è semplicemente cliccare assegna, così, in questo modo qui, e assegnare il numero di conto corrente al marketplace destinazione. Cosa succede? Succede che Amazon farà prima i versamenti di ogni vendita all'interno del conto corrente all'interno di Amazon. Ok, fatto questo, Amazon, dopo le tempistiche, generalmente ogni 14 giorni, farà dei versamenti sul vostro conto corrente. I versamenti che possono essere diversi a seconda del, per esempio, del marketplace, ma se avete impostato un unico conto corrente andranno tutti diretti verso quel conto corrente. Bene, ritorniamo alle nostre impostazioni iniziali. L'altra cosa molto importante da impostare sono i metodi di addebito, cioè la carta di credito. La carta di credito ha la funzionalità iniziale di potermi addebitare i costi relativi alle mie spese su Amazon, le mie eventuali pay per click sulla mia carta di credito. Cioè Amazon è sicura che se per caso parto, che la sua fee comunque
sono tutte queste spese addebitate. Naturalmente nel momento in cui ho un account profittevole, Amazon, tutte le spese verranno tolte dal il conto corrente che sarà presente all'interno di Amazon stessa. Quindi la carta di credito è molto importante inserirla nella fase iniziale, eventualmente potrebbe essere interessante quindi impostarla come metodo di pagamento della pubblicità nel momento in cui magari ho la possibilità di poter ad esempio ottenere dei punti, di poter ottenere ad esempio dei ritorni sull'ammontare delle spese fatte, ma queste sono delle cose che poi dovete valutare voi. Altri aspetti importanti da valutare del vostro account sono le informazioni relative all'identità della persona di riferimento relativa alla società, inserendo qui nello specifico i soci della società, ad esempio essendo qui la sede della società. Qui è possibile vedere ad esempio la necessità di fare un trasferimento di un account, si inizia qui la parte dell'impostazione del trasferimento dell'account. Altro aspetto importante è il token del venditore. Il token del venditore lo trovate quindi impostazioni, informazioni sull'account, cliccando qui è un codice alfanumerico che verrà chiesto ad esempio da Amazon in certe situazioni, ad esempio da un operatore quando dovrà fare alcune operazioni. Questo, sottolineo, non verrà mai chiesto di comunicarlo tramite mail, ma sarà sempre chiesto di essere comunicato al massimo al telefono nel momento in cui voi stessi avete aperto ad esempio un caso. Queste in linea generale sono le impostazioni base relative all'account. Qui poi ci sono altri aspetti relativi, per esempio uno molto importante al fatto che l'account va in vacanza. Cosa consiste? Consiste il fatto che nel momento in cui io decidessi di non vendere più per un periodo di tempo su Amazon, ad esempio vado in vacanza stessa, i prodotti gestiti, sottolineo i prodotti gestiti attraverso la mia logistica, invece di star lì a chiuderli singolarmente, li potrò chiudere in blocco e in questo modo non saranno più visibili all'interno di Amazon. Sottolineo solo i prodotti che ho io, la mia logistica. Prodotti invece dove utilizzo la logistica di Amazon continueranno a vendere. Se voglio non vendere assolutamente, nonostante sia in vacanza, anche quei prodotti non gestiti alla logistica di Amazon, dovrò chiudere singolarmente ciascuna offerta. Altri aspetti importanti: posso passare a un piano base, piano professionale immediatamente all'interno di Amazon, per cui se avete aperto l'account base e volete passare a un account pro lo fate immediatamente, sottolineo, si può farlo ad esempio qui. C'è un'altra cosa molto importante: non preoccupatevi se nel momento in cui avete deciso di aprire un account base e vi trovate ad esempio tutti questi marketplace aperti, è normalissimo. E la cosa molto importante nel momento in cui avete aperto l'account e vi trovate tutti questi marketplace e non volete vendere, e questo è il secondo punto molto importante che dovete sempre tenere in considerazione, se no quello che può capitarvi ad esempio è il blocco dell'account, come possono capitare ad esempio problemi relativi alla gestione fiscale che non volete avere, e tutti questi aspetti qua piuttosto problematici che se siete nella fase iniziale di apertura account non volete assolutamente affrontare, ma bensì vi volete focalizzare solo sull'inizio, apertura account, vendita primi prodotti magari solo in Italia per poter avere meno quindi complicazioni burocratiche e avere meno complessità nel momento in cui decidete di appunto creare questo business o portare il vostro business su Amazon. Dovete andare nella parte inventario, cosa molto importante, vendita globale, e qui sulla parte crea offerta a livello internazionale. In questa parte qui, dove c'è la possibilità di creare l'offerta a livello internazionale e avere per l'appunto gli inventari coordinati, per capirci, quindi io creo un prodotto nella pagina prodotto italiana e questa si collega per ipotesi alla pagina prodotto straniera, per esempio in Inghilterra o in Germania, se fosse già presente quella pagina prodotto, o addirittura se non è un prodotto alimentare, me la traduce in automatico il sistema di traduzione di Amazon, che non va bene nell'ambito SEO, ma comunque crea direttamente già la pagina prodotto e magari vendo qualcosa per non avere queste problematiche che devo gestire, ok, come gestisco la vendita magari in Svizzera perché ho avuto dei problemi attraverso l'account tedesco, mi hanno comprato in Svizzera, oppure per gestire la vendita ad esempio in Germania del prodotto, non so come spedirlo, non so quali sono le tariffe, potrei vendere in perdita e quant'altro, perché sono capitate queste cose qui, magari prodotti che
ho impostato un prezzo in Italia dove avevo profitto, sono prodotti grandi, pesanti, li vendo in Germania, con la spesa di spedizione in Germania magari vado in perdita perché spediscono da logistica per ipotesi o mia o addirittura italiana. Oppure se pensate di fare una vendita in Svizzera non avete tenuto conto del costo della spedizione, della gestione anche per quanto riguarda della dogana, possono essere magari 20, 30 euro, poi dipende dal prodotto in maniera concreta. Quindi quello che devo fare è andare su crea offerta a livello internazionale e rimuovere il collegamento. Devo rimuovere il collegamento per ciascuna offerta, per ciascun stato. Questo è un aspetto molto importante che dovete fare nella fase iniziale, nel momento in cui state avviando il vostro account su Amazon. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Naturalmente se vi è piaciuto cliccate like, scrivetemi nei commenti se volete altri video di questo tipo qui, volete altri screencast, tutorial di questo tipo qui. Mi raccomando, controllate i link che ci sono sotto questo video qui, in cui potete trovare ad esempio del webinar in cui spieghiamo cosa facciamo all'interno di Scuola E-commerce, quali sono i nostri corsi, quali sono i nostri libri e quant'altro. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!